Partiamo dalla categoria diritto di famiglia. Il premio è per la boutique di eccellenza dell'anno diritto di famiglia, che va allo studio dell'avvocato Daniela Missaglia. La vasta preparazione, la competenza e l'esperienza maturata nel diritto di famiglia, nonché l'approccio multiprospettico e interdisciplinare, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale punto di riferimento di grande valore, capace di affrontare nel modo più appropriato ogni singolo caso. Ed è con grande piacere che saluto l'avvocato Daniela Missaglia, fondatrice e titolare dello studio, avvocato matrimonialista. Apre con me questa nuova serata delle Fonti Awards. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, ringrazio ovviamente del collegamento e del premio che mi è stato assegnato. È un grande piacere per noi averla. Io le chiedo subito appunto un commento, poi magari le farò ancora un paio di domande per capire la situazione attuale. Allora, sono molto commossa, ovvio, credo che sia un riconoscimento a un lavoro che per me è una grande passione e insieme a me tutti i collaboratori dello studio che poi chiamerò se possibile vicino a me. Sono ormai 20 anni che mi occupo quasi esclusivamente di diritto di famiglia, con le evoluzioni che ci sono state nel diritto di famiglia, con tutte le problematiche, vedi da ultimo il lockdown e il problema del coronavirus che hanno modificato quantomeno provvisoriamente la gestione dei problemi familiari e la gestione delle cause per quello che riguarda la gestione con i tribunali e tutto quello che comporta, quindi come anche disagio per le persone coinvolte in vicende che insomma cambiano anche la vita, perché la separazione e il divorzio sono situazioni che comportano dei cambiamenti sia dal punto di vista personale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico. Certamente, avvocato, e poi insomma è un periodo nel quale la parola cambiamento l'ha fatto da padrone, no? Nel senso che insomma, sì, non abbiamo sentito nominare praticamente altre parole se non questa. Assolutamente, c'è in atto un cambiamento e soprattutto noi non sappiamo cosa succederà dopo. Alcuni si sono, diciamo, prodigati nel dire che ci sarà un aumento vertiginoso delle richieste di separazione, di divorzio, di separazione direi, perché il divorzio arriva dopo. Per quello che riguarda una mia personale opinione, io penso che invece quello che ci sarà è sicuramente subito finito questo periodo estremamente difficoltoso a livello giudiziario, ci sarà un aumento sì delle cause di azione, però bisogna vedere spalmate durante l'anno quante sono effettivamente le cause in più. Diciamo che può anche essere, e io l'ho anche detto in altre interviste, che il lockdown abbia consentito una riflessione maggiore per quelle coppie che sì, si separavano, ma non con dei motivi così gravi. Il lockdown può avere un po' ricompattato queste famiglie, quelle che invece erano connotate da problemi di intolleranza, incompatibilità con anche atti di violenza e questioni importanti che riguardano i figli, evidentemente quelle sono rimaste sospese, ma dovranno essere risolte in ogni caso. Ecco, insomma, si potrà fare un po' un bilancio tra un pochino, lei sta dicendo, avvocato, no? Giustamente, perché sì, poi sono... assolutamente. Ecco, mi fa piacere che lei abbia detto questa cosa, gliel'avrei chiesta anch'io, perché solitamente si scherza un po', no? Su questo periodo di lockdown, sul fatto che molte coppie siano scoppiate, però poi in realtà dietro si celano tutte anche delle questioni delicate, sensibili, e lei appunto me l'ha già detto, quindi mi ha fatto piacere insomma sentirlo direttamente dalle sue parole. Sì, sì, assolutamente, glielo confermo anche come esperienza personale, perché nel lockdown alcune separazioni che erano in corso
Sono rientrate e ho avuto una grande soddisfazione nel sentire che quindi il lockdown abbia consentito la ripresa dei rapporti e il valore della solidarietà e della collaborazione. Insomma, abbiamo anche un po' sfatato un mito. Nel salutarla dico anche che è vero, siamo due paesi diversi, ma la stessa cosa si era verificata per esempio in Cina. Pare che anzi molte più persone dopo il periodo di lockdown da coronavirus abbiano deciso di sposarsi. Quindi non solo che abbiano deciso di non separarsi, ma molte coppie nuove che si sono formate. Quindi insomma, non sempre, Esatto. ecco, vero, lo sta confermando anche lei, anche se poi le realtà sono sicuramente diverse. Io la ringrazio molto, sono veramente tanto contenta per questo premio e che lei abbia aperto con me questa serata. Quindi, sì, prego. Ringrazio voi, ringrazio lei. Avrei piacere di presentare un secondo anche i miei collaboratori, se Prego, vada. possibile. Prego, vada. Ok, allora un attimo solo. Avvocati. Allora, li vediamo Norma? mentre poi li salutiamo. Vediamo se arrivano, così vediamo tutto il team Sì, dell'avvocato. stanno arrivando in questo momento, Sì, erano. sì, sì. Ecco, È loro tutto. sono il mio team inseparabile e facciamo insomma il massimo. Ci sono altre persone, ma gli spazi sono in questo momento ristretti, quindi sono diciamo gli avvocati di riferimento. Poi ovviamente tutto lo studio è estremamente grato di questo premio che ci è stato riconosciuto. E noi Grazie, grazie ringraziamo tutti ancora. voi, Sì. ringraziamo tutti voi, adesso vi vediamo bene e anche chi no, non è potuto intervenire, però chiaramente i complimenti vanno a tutto il team. Grazie, noi continuiamo con il prossimo premio. Grazie a lei, grazie a voi.